Uomo dell'anno Calabria 2022. E questo l'importantissimo riconoscimento conferito dall'Accademia Fiordo Fregium al generale della Guardia di Finanza, professor Emilio Errigo, durante la cerimonia svolta nel Salone dei Lampadari presso il Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, alla presenza di numerose autorità ed un folto pubblico al quale il presidente facente funzione della città metropolitana, Carmelo Versace, all'apertura dei lavori, ha formulato i suoi saluti e il suo compiacimento. L'alto ufficiale delle Fiamme Gialle, tra l'altro anche docente universitario, vive da sempre con grande orgoglio la sua calabresità e al contempo si è sempre distinto, sin dai tempi in cui ha collaborato con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Antonino Caponnetto, nel trasformare la sofferenza avuta al distacco dalla sua famiglia, dalla sua terra e dal suo mare in un valore aggiunto per meglio dedicarsi al servizio svolto per conto delle istituzioni e finalizzato unicamente alla promozione della sicurezza sociale e alla repressione del crimine. Nel tempo il generale Rigo ha saputo indossare la divisa considerando tutto il corpo della Guardia di Finanza come parte della sua famiglia, facendo di essi gli effetti più cari della sua vita e come tali li ha resi ancora più saldi, traendo forza dalla determinazione dei valori positivi ricevuti durante la sua infanzia e la sua adolescenza, sia dai genitori sia dalla complessa realtà sociale di una Reggio Calabria che sognava lo sviluppo senza poterlo realmente concretizzare, anche a seguito del costante flusso migratorio che costringeva moltissimi giovani a cercare un futuro migliore altrove. L'acume e l'alta professionalità acquisiti nel tempo hanno consentito al generale Rigo di guadagnarsi sul campo promozioni e riconoscimenti, nonché premi e benevenenze di pregevole importanza che ne hanno costellato la straordinaria carriera militare, nella quale la capacità di adempiere con disciplina e onore hanno anche reso possibile mettere in atto l'arduo compito dell'umanizzazione del servizio svolto, nel quale è possibile rendere l'esecuzione di un provvedimento restrittivo occasione per avviare un processo di rieducazione del reo senza dover umiliare la persona. A margine della cerimonia di premiazione abbiamo raccolto alcune dichiarazioni, iniziando al presidente onorario dell'Accademia Culturale dottor Aldo Trimboli, passando poi in rassegna agli altri premiati nelle persone della dottoressa Paola Maria Serrano, oncologa, del generale professor Emilio Errigo e del dottor Pietro Gaeta, capo servizio Gazzetta del Sud. Noi l'abbiamo fondato 18 anni fa, questa è la 18ª edizione, per premiare le eccellenze calabresi che effettivamente si interessano del territorio, perché la Calabria, quando i calabresi vanno fuori dalla Calabria, sono i primi perché hanno un tessuto sociale sano, mentre qua è un po' così come sappiamo. Di conseguenza quelli che premiamo si può dire che sono quasi eroi, perché escono dalla modestia e quindi ogni anno abbiamo dei successi non indifferenti. È dalla mia esperienza di 32 anni di attività lavorativa in oncologia e cure palliative che ho imparato attraverso la storia dei più fragili, le loro sofferenze, ma le loro speranze, a comprendere come veramente guardando agli occhi del mondo, quindi con quelli delle persone fragili, possiamo veramente essere molto più essenziali e comprendere che tutti noi, indipendentemente dall'avere una malattia, dall'essere dei professionisti, o delle persone che fanno ogni giorno il proprio dovere, possiamo prenderci cura l'uno dell'altro. Le cure palliative insegnano questo, che sappiamo tutti che prima o dopo la malattia comunque prevale e che la nostra vita ha una fine, ma sappiamo anche che dobbiamo vivere insieme, perché soltanto insieme possiamo aiutarci a vicenda, colmare i nostri limiti, svolgere bene i nostri compiti. Abbiamo l'obbligo di sentirci responsabili nel senso proprio della parola, etimologicamente res pondus, prendere i pesi l'uno degli altri. Noi siamo compagni di strada, la strada più difficile da percorrere, che è la strada della legalità, però la percorriamo assieme per quello che ci è stato possibilità di fare, sempre pensando al bene comune, mai con risentimenti, con strumentalizzazioni. Oggi per me è un giorno importantissimo perché vede la mia Calabria, la Calabria che mi manca da oltre 45 anni, perché sono partito nel 77 da Reggio Calabria, e la mia Reggio e i reggini, i calabresi tutti, me li sento in un colpo solo tutti vicini. Mi sembra che oggi tutta l'assenza che ho provato, tutta la nostalgia
le emozioni, la solitudine dell'essere lontano dalla Calabria, in un corpo solo si sono riempiti di affetto, di orgoglio, di dignità, di lacrimoni miei, dei miei amici. Ho rivisto amici che non vedevo da 40 anni. Immaginate voi una persona che dopo 40 anni ritorna nella sede della più nobile della città, il Palazzo San Giorgio, che mi ha visto più volte presente, ma con da ragazzo, da giovane. Oggi essere premiato addirittura all'interno del Salone dei Lampadari da un'associazione importante come l'Accademia Culturale Fjord of Regium, e insieme a persone che non vedevo da tanti anni. Dico, si hanno premiato me, hanno premiato proprio la Gazzetta per il mio lavoro che svolgo alla Gazzetta del Sud, quindi era, come dire, anche giusto da parte mia dedicare questo premio alla grande famiglia della Gazzetta del Sud, perché tutti i giorni non solo i redattori in redazione, ma anche tutta la rete di corrispondenti che abbiamo sparsa sul territorio cerca di svolgere al meglio il nostro lavoro.